Chiamerei sul palco il ministro Fitto, anche perché, come emerso dal dibattito, di carne a fuoco ce n'è davvero tanta, insomma. Sì, grazie a Claudio De Vincenti anche per il suo invito, che ho accettato con piacere, perché ritengo che, come fatto anche con tantissime altre realtà, sia sempre utile il confronto e l'ascolto per cercare di comprendere anche e cogliere gli spunti per questa fase che di fatto noi stiamo portando avanti, che è quella appunto di monitoraggio, attuazione e anche modifica del piano. Però io non parlerei inizialmente del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Perché? Perché è stato detto da chi mi ha preceduto in diversi interventi, la delega che mi riguarda parla di affari europei, parla di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di Sud, ma parla anche di coesione. Io penso che sia necessario, per poter avere il corretto approccio anche sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, capire bene cosa è accaduto negli anni nel nostro Paese sull'utilizzo delle risorse. Cioè, abbiamo avuto per molti anni dei programmi più piccoli, cerchiamo di capire cosa è successo con quei programmi più piccoli per fare tesoro e capire da una diagnosi attenta che tipo di terapia si può individuare per cambiare dei programmi più importanti ed evitare di ripetere gli stessi errori. Il Governo si è mosso in questa direzione nel momento in cui ci siamo insediati, perché abbiamo avviato una fase di monitoraggio su tutta la programmazione 2014-2020. Diciamo, un lavoro che non è stato curiosamente oggetto di un dibattito pubblico tanto quanto il PNRR, perché in Italia, un paese strano, discutiamo giustamente dei rischi probabili del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e non parliamo invece dei dati certi, purtroppo fortemente critici, già consolidati. Ed è un approccio singolare. Noi questo lavoro l'abbiamo fatto nei primi mesi, l'abbiamo discusso in Consiglio dei Ministri e l'abbiamo anche discusso in Parlamento, perché è stata mia forte volontà portarlo in Parlamento per discuterlo nelle commissioni congiunte di Camera e Senato, politiche europee e bilancio, per comprendere bene quello che è accaduto. Ebbene, i numeri sono di facile lettura, sono pochi e possono aiutarci a comprendere. Noi nella programmazione 2014-2020 sulla coesione abbiamo disponibili 126 miliardi di euro di risorse, tra risorse europee, nazionali e del Fondo di Sviluppo e Coesione. La nostra relazione si poggia su tre punti di riferimento. Il primo è quello dell'ottavo rapporto sulla coesione della Commissione europea. Un rapporto che è sinceramente imbarazzante per il nostro Paese sulle modalità di uso di queste risorse in rapporto ai risultati raggiunti. Il secondo riferimento è il rapporto della Corte dei Conti italiana. Anche qui diciamo che per brevità di ragionamento vado avanti, perché è un rapporto che lascerebbe e aprirebbe una riflessione molto ampia sulle modalità di uso di queste risorse. E il terzo è il completamento di questi due dati, cioè i numeri della Ragioneria Generale dello Stato sulla percentuale di spesa di queste risorse. Ora, io penso che sia molto importante, soprattutto perché 10 giorni fa, anche questo con molto poco risalto, Cohesion Data, la Commissione europea, ci ha dato i dati che indicano nel nostro Paese il penultimo Paese fra i Paesi della coesione come capacità di spesa. Ora, se noi con 126 miliardi di euro a disposizione sulla programmazione 2014-2020, siamo nel 2023, quindi sono passati 9 anni, abbiamo una percentuale di spesa del 34%, dobbiamo aprire una riflessione seria, perché i miliardi sul PNRR si raddoppiano quasi, diventano 220, gli anni di riferimento si dimezzano, diventano 5, e manca la percentuale sulla quale stiamo lavorando. Però ecco, mi sembra che siano elementi di utile riflessione, non per creare allarmismi, ma per ragionare bene, seriamente, responsabilmente sulle questioni che noi abbiamo di fronte. E lo dico perché in questo contesto noi ci troviamo oggi in un passaggio che vede, da una parte, la conclusione della programmazione 14-20 per le risorse europee al 31 dicembre di quest'anno. In secondo luogo, siamo nel pieno, e tornerò su questo, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
E siamo già partiti da 2 anni, anche se non è partito nulla, sulla coesione 2021-2027, perché non è che la partita finisce sul PNRR, no, ci sono altri 43 miliardi di risorse europee che con i cofinanziamenti vogliono dire 80 miliardi più il fondo di sviluppo e coesione che, come sapete, spesso è oggetto di polemica, perché io vengo rintuzzato dicendo ma perché non sblocchi il fondo di sviluppo e coesione 21-27, omettendo tutto quello che ho detto fino a poco fa, che non mi sembra un dettaglio. Ora, noi dobbiamo capire quali sono le ragioni dietro le quali l'utilizzo di queste risorse non produce i risultati che ci proponiamo. Perché colgo una riflessione che accennava Franco Bassanini? E noi oggi siamo in un dibattito, io vengo da un'esperienza di circa 10 anni in Parlamento europeo e la mia commissione di riferimento, nella quale ho fatto il coordinatore e anche il relatore su diversi regolamenti europei sulla coesione, è quella delle politiche regionali. In Europa c'è un dibattito di cui in Italia non ci occupiamo, che alcuni paesi europei, soprattutto del centro-nord, pongono con forza, che è quello collegato a un dato oggettivo, che è quello che dice sostanzialmente sono alcuni decenni che nel bilancio europeo c'è una fetta importante destinata alla coesione che viene assegnata a determinati paesi. L'Italia è stato il principale beneficiario, adesso subito dietro la Polonia e il secondo beneficiario a livello europeo, e i risultati sono drammaticamente negativi. E questo penso che sia un altro elemento di riflessione, perché ha un elemento di parallelismo col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché se noi abbiamo avuto nell'ambito della politica di coesione questo dibattito che rischia di portare a un cambio complessivo di approccio nel prossimo bilancio europeo rispetto alle risorse da assegnare, invece noi siamo convinti che le risorse della coesione siano per sempre, tant'è che nell'approccio, che è uno dei problemi, sono diventate sostitutive della spesa corrente, diciamoci la verità, perché questo è il tema, se vogliamo essere chiari nel dire le cose come stanno, abbiamo bisogno di capire che nel PNRR c'è un altro dibattito, che è quello che vede i paesi frugali aver accettato sull'onda lunga emotiva del dramma della crisi Covid l'indebitamento comune e quindi il Next Generation, che non è che guardino con entusiasmo alla riuscita del Next Generation. E quindi il livello di responsabilità rispetto anche a quello che veniva citato prima da Vito Grassi, il fondo sovrano, cioè altre forme di indebitamento comune a livello europeo, viene messo profondamente in discussione esattamente per i comportamenti e i mancati risultati che dovessero emergere nell'ambito di questo tipo di scelte che vengono portate avanti. Ora, è chiaro che queste premesse sono fondamentali per poter avere l'approccio corretto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Io parlo poco, non faccio interviste, perché ritengo che sia opportuno far parlare i fatti più che fare le dichiarazioni. Parlo solo in circostanze come queste perché è opportuno avviare il confronto. E perché dico questo? Perché quando è stato affermato, io l'ho affermato con chiarezza 1 mese e mezzo fa, che i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, così come previsti, non potranno essere realizzati tutti al giugno del 2026, io pensavo di aver detto quasi un'ovvietà. Invece si è scatenato un grande dibattito, che non vuol dire perdere le risorse, come strumentalmente e polemicamente si vuol far credere. Vuol dire capire oggi, in un momento che è quello della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, così come previsto dai regolamenti europei e quindi anche dalle scelte ulteriori che devono essere portate avanti in questo senso, capire come rimodulare gli interventi facendo una verifica dettagliata degli interventi che non si potranno realizzare a giugno del 26. E guardate, dire giugno 26 ci dà l'idea che siamo molto lontano nel tempo, sono 3 anni e 1 mese, così magari invertiamo l'approccio e ce lo diciamo più francamente. In 3 anni e 1 mese dobbiamo anche fare tesoro di tutto quello che è accaduto, perché magari nelle vecchie programmazioni noi potremmo trovare tante infrastrutture che vagano dal 2007 al 2013 al 2014-2020 e che sono candidate al 2021-2027 senza che mai si sia realizzato qualsiasi cosa relativa a queste infrastrutture. Anche qui, se vogliamo dirci la verità, e io penso che sia
giunto il momento della verità, anche rispetto alle scelte che devono essere compiute, con un'altra premessa molto importante, che è quella dello scenario che è stato anche accennato relativamente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiana. Io lo dico con molto rispetto perché non sono abituato a fare polemiche. Noi non abbiamo ottenuto questa montagna di soldi che qualcuno ci ha regalato perché siamo bravi, ma il dispositivo che assegna queste risorse all'Italia ha previsto, per dare una risposta alla crisi del Covid, tre sostanzialmente parametri di riferimento. Il primo, quello della crescita del PIL, e l'Italia durante la pandemia è stato il paese che ha più pagato in termini di crescita del PIL. Il secondo è quello della crescita occupazionale, l'Italia è il paese che ha avuto la peggiore performance nel contesto europeo su questo. E la terza è la dimensione, cioè il numero degli abitanti. Sono questi i tre parametri che hanno stabilito le modalità di assegnazione delle risorse. Tant'è che sulla quota che è stata presa non a debito ma a fondo perduto, la Spagna prende circa 1 miliardo più di noi. Quindi diciamo che i dati e le difficoltà sostanzialmente convergono. E noi dobbiamo tener conto che in questa dinamica l'Italia ha scelto di prendere per intero al 100% la sua quota a debito. Nel senso che oggi noi abbiamo 68 miliardi di euro a fondo perduto, 122 miliardi di euro a debito che, per carità, alcune condizioni saranno anche migliorative rispetto alla possibilità di prendere debito a livello nazionale, ma sono 122 miliardi di debito, quindi l'approccio deve essere, se possibile, ancora più responsabile rispetto a quanto non lo si faccia in generale con le risorse a fondo perduto, e 30 miliardi di fondo complementare, anche qui per arrivare a 220 miliardi, che sono altro debito. Attenzione, non è che sono, perché qui nel dibattito, no ma ci sono quello, collochiamo qui, spostiamo, cioè noi ci muoviamo in questa dimensione, in questa dinamica, che è un altro aspetto importante, che quindi ci fa comprendere qual è il livello di problematicità nell'utilizzo di queste risorse e anche quale deve essere il livello di serietà nelle scelte che devono essere portate avanti. A questo ci aggiungiamo un tema che è quello collegato alla tempistica dell'utilizzo delle risorse. Perché abbiamo proposto da subito? Innanzitutto mi piace sottolineare, è stato richiamato, che non è banale la scelta del Presidente del Consiglio Meloni di mettere insieme, con un ragionamento approfondito che è stato fatto, le deleghe degli affari europei, del PNRR e della coesione, perché sono deleghe che rischiavano di creare una situazione di questo tipo: due grandi programmi, uno più grande, il PNRR, e un altro più piccolo, la coesione, rischiavano di muoversi non solamente sui settori ma anche sui territori in modo sovrapposto e contrastante l'uno rispetto all'altro. Cioè, vale a dire che il rischio è che la mano destra non sapesse quello che faceva la mano sinistra. Questo è un altro elemento importante di riflessione. In questo contesto l'obiettivo che il governo oggi si pone è quello di capire come poter verificare, lo stiamo facendo con una serie di incontri con tutti i singoli ministeri e gli enti attuatori, che si interfacciano anche con la questione dei dati, non c'è dubbio, che è un altro problema. E con i diversi sistemi che spesso anche si sovrappongono, non voglio entrare adesso in questo tecnicismo che, sul quale stiamo lavorando, perché è evidente che è fondamentale, però anche la scelta che noi abbiamo messo in campo con il decreto 13 che è stato citato, che affronta la governance, l'affronta. Io qui, cioè, ogni volta che si parla c'è sempre questo tentativo di tirarci per la giacchetta di una polemica che secondo me non serve, non è utile e non è questo l'approccio. Noi con un programma di 220 miliardi abbiamo ritenuto opportuno mettere in campo un ministero che sovrintendesse l'attuazione e le scelte e che soprattutto mettesse in campo, anche dal punto di vista delle modalità di gestione, dei livelli di chiarezza nell'assegnazione delle responsabilità. Questo fa la nuova governance del PNRR e lo fa con una seconda parte che è quella relativa anche alla semplificazione, lo ricordava Franco Bassanini. Abbiamo e inserito tantissime norme sulla semplificazione dell'accelerazione, chiaramente le vedremo
in forma di attuazione, anche ricevendo molti suggerimenti. Non è un caso che questo decreto ha avuto il parere positivo della conferenza unificata, quindi da parte di tutto il sistema delle autonomie locali, perché c'è stata una fase di confronto nell'individuare le soluzioni alla base delle scelte migliorative su questo terreno. E la terza parte, e torna alla coesione di questo decreto, cambia la governance della coesione. Cambia la governance della coesione e le mette insieme dal punto di vista di una visione, perché c'è la necessità di immaginare una visione comune su questo, che non è solamente, e tornerò su questo, collegato alle scelte, alle sollecitazioni che sono emerse anche nel corso di questo dibattito, ma che è collegata anche ad una necessità che è quella della tempistica. Perché noi abbiamo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che oggi in modo inderogabile ha come scadenza quella del giugno del 2026. Poi molti paesi spingono, chiedono, discutiamo, proroghi. Noi abbiamo questa data di scadenza. Quindi oggi nella finestra che si apre, che è quella della rimodulazione, il dialogo tra PNRR e coesione è fondamentale. Perché nel momento nel quale noi prendiamo atto oggi della impossibilità, certezza di realizzare entro il giugno del 26 un progetto, abbiamo la possibilità, non solo obbligo, di rifinanziarlo per fare altro, e dirò anche alcune cose su questo, ma per capire come poter non definanziare e basta un progetto, ma provare a salvare quel tipo di progetto spostandolo, per esempio, sulla coesione, che ha come data di scadenza il 31 dicembre del 2029, oppure sul fondo di sviluppo e coesione, che non ha una data di scadenza. Quindi il dialogo e la visione comune, i vasi comunicanti fra questi tre fondi, è un dato centrale, fondamentale per poter riallineare tutto questo, anche perché non mi sembra, da quel 34% della coesione 14-20, che noi oggi possiamo dire di avere un grande livello di progettazione sulla programmazione 21-27, perché se non abbiamo ancora speso 2/3 di quelle risorse dopo 9 anni, probabilmente non avremo un ingorgo di progetti, uso questo eufemismo per non dire altro, ma avremo invece un grande spazio per poter fare questo tipo di ragionamento e mettere insieme queste diverse realtà per cercare di capire come poter riuscire a utilizzare bene queste risorse. E qui veniamo alle valutazioni sulla scelta. Devo dire una cosa alla quale ci tengo molto, è quella del decreto governance. Abbiamo fatto un decreto governance, non l'ha detto nessuno questo, nonostante lo ribadiamo spesso, che rivede la governance del PNRR, potenziando molto le strutture, le semplificazioni e la governance della coesione, con un risultato finale che potenzia, lo vedremo, è opinabile ma ne siamo convinti, le strutture riorganizzandole e che riduce la spesa pubblica rispetto al costo effettivo precedente di queste strutture. Io penso che questo sia anche un bel segnale in termini anche di approccio nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Ora veniamo al tema di cosa fare su questa rimodulazione e partirei da un dato, dal Consiglio europeo dello scorso febbraio, quando il Presidente del Consiglio italiano ha ottenuto un risultato molto importante, perché nelle conclusioni del Consiglio straordinario che affrontava la risposta europea all'inflazione e quindi all'AIREA americano, è venuta fuori una conclusione importante che prevede, con l'approvazione unanime da parte di tutti i Paesi membri, da tutti i primi ministri, che prevede la flessibilità nell'utilizzo delle risorse esistenti. Le risorse esistenti sono appunto la coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È un tema importante questo, perché ci pone due questioni, anche relativamente alle sollecitazioni sulle indicazioni sul cosa fare. La prima è collegata al fatto che contemporaneamente, come risposta all'inflazione e all'AIREA, si è deciso di allentare le regole sul regime di aiuti di Stato. Ora, questo tema è un tema molto delicato, perché se da un lato può creare le condizioni per sviluppare degli interventi a sostegno del sistema delle imprese in un momento di difficoltà, dall'altro favorisce inevitabilmente quei paesi che hanno una capacità fiscale, danneggiando quelli che non hanno una capacità fiscale. E non devo certamente spendere molte parole a spiegare, per esempio, la differenza che c'è su questo tra la Germania e l'Italia dal punto di vista della disponibilità di risorse in termini di capacità di incidere
decidere rispetto a questa opportunità. Ora è evidente che la flessibilità sui fondi esistenti e quindi sul PNRR e sulla coesione ci consente di poter affrontare queste questioni e molti degli spunti che sono emersi, unitamente ad un'altra questione che tiene dentro le riflessioni oggettive sul perché cambiare il PNRR e sul perché cambiare la coesione. Perché noi oggi ci troviamo in una situazione nella quale, quando la Commissione europea ha scritto l'articolo 21 dell'RRF che prevedeva la possibilità, di fronte a situazioni particolarmente gravi, di cambiare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nessuno, ne sono convinto, immaginava che da lì a pochi mesi sarebbe scoppiata addirittura una guerra a poche centinaia di chilometri al confine dell'Europa. Quindi questo è il tema di partenza ed è evidente che questo aspetto ci pone oggi di fronte ad una esigenza forte. L'esigenza forte è quella di riuscire a individuare delle modifiche che colgono alcuni aspetti. Il principale aspetto è quello collegato alle indicazioni che sono conseguenti appunto all'invasione della Russia in Ucraina e quindi che hanno portato la Commissione europea nei mesi scorsi ad approvare il Repower, che è uno strumento importante che si pone una questione che non ci si era posti prima, perché fino al 24 febbraio dello scorso anno in Europa non ci si era posti il problema dell'autonomia strategica sul fronte energetico, della crisi che noi abbiamo vissuto in questo senso. Lo voglio collegare a un elemento molto importante, perché quando noi abbiamo approvato la nostra prima legge finanziaria abbiamo dovuto destinare 21 miliardi dei 35 disponibili per sostenere famiglie e imprese per l'aumento del costo dell'energia, per le bollette più banalmente. Quindi una spesa, fra virgolette, necessitata ma corrente. Il Repower è l'occasione per porsi la questione di come trasformare un problema come quello in un'occasione per far sì che ci sia una risposta strutturale al tema energetico. E il Repower che noi stiamo immaginando, abbiamo avviato, ha visto da una parte il confronto con le principali aziende del nostro paese, quindi Eni, Enel, Snam, Terna, per capire come rafforzare l'autonomia strategica del nostro paese dal punto di vista infrastrutturale e al tempo stesso costruire una dinamica che consenta all'Italia di svolgere un ruolo centrale nell'ambito del Mediterraneo e nella interlocuzione con i paesi del Nord Africa, con quei paesi che possono rappresentare per noi un'opportunità anche in senso geopolitico di cambiamento e spostamento degli interessi e dei flussi rispetto a quanto è accaduto fino ad oggi. E in secondo luogo una seconda gamba altrettanto importante all'interno del Repower, finalizzata ad una serie di incentivi che abbiano come obiettivo quello della riduzione dei consumi, quindi che vadano verso un efficientamento per famiglie ed imprese. Questo è un primo elemento che può utilizzare le risorse dei progetti che evidentemente non saranno realizzati al giugno del 2026. In secondo luogo, il lavoro si completerà anche nell'analisi specifica rispetto ad alcune criticità oggettive che vanno evidenziate. Vedete, lo cito anche questo non come argomento di polemica, ma come presa d'atto per capire il metodo dell'approccio per il dopo. Noi ci siamo insediati a fine ottobre del 2022 e dovevamo raggiungere 55 obiettivi per ottenere la famosa terza rata di 19 miliardi. Ne abbiamo trovati raggiunti 25, abbiamo lavorato per costruire gli altri 30. Sono emerse delle criticità. Ora io non voglio entrare nel merito delle criticità, le date sono evidenti e note a tutte su ogni singola questione. Perché dico questo? Perché noi rispetto alla data di giugno, io l'ho fatto già in Parlamento con l'informativa di alcuni giorni fa e alle successive date, oggi nel mentre noi ci poniamo il problema della rimodulazione del piano complessivamente, dobbiamo al tempo stesso fare una valutazione specifica dei singoli obiettivi, non quelli di giugno e basta, ma quelli del giugno 26, cioè quelli del giugno del 23, del dicembre del 23, di tutti gli anni che ci accompagnano fino al 26, per fare una correzione oggi di quanto c'è bisogno di mettere in campo rispetto all'obiettivo finale. Perché l'orizzonte temporale del nostro governo non è quello di guardare al raggiungimento del prossimo obiettivo e poi si pensa, no.
Noi oggi abbiamo il dovere, l'obbligo di guardare al giugno del 26, quindi di vedere il piano nella sua interezza e quindi immaginare oggi delle correzioni che tengano conto di tutti questi aspetti e che possano portarci ad una revisione complessiva che dia anche un quadro dal punto di vista degli obiettivi che sono collegati non solamente alla spesa, è stato detto anche alle riforme, e anche lì penso che sia indispensabile fare qualche valutazione. Maurizio Sacconi ha citato alcuni aspetti, ne potrei citare altri, ma il mio ruolo non mi consente di entrare nel dettaglio pubblicamente più di tanto, per ovvie ragioni, ma ritengo che sia importante analizzare cosa succede nel 2026 su una determinata riforma o su un determinato intervento, perché se poi noi rischiamo di trovarci che 3-4 interventi diventino a giugno del 26 non più finanziati dal PNRR dei moltiplicatori di spesa pubblica, non ce lo possiamo permettere, semplicemente non ce lo possiamo permettere, e quindi semplicemente vanno analizzati oggi per individuare delle soluzioni rispetto a quelli che sono delle questioni che riguardano scelte fondamentali in questa direzione. Allora, una delle ragioni di criticità, sia per la coesione storicamente che per il PNRR, sta nei numeri, negli obiettivi, nei programmi. Sulla coesione l'Italia continua ad essere il paese, anche in questo nuovo accordo di partenariato, con il maggior numero di programmi. E, diciamo, la risposta è lì. Perché se tutti gli altri paesi hanno un numero di programmi molto inferiori e chi ne aveva tanti quanto noi li ha profondamente corretti e ridotti, e noi continuiamo ad avere gli stessi programmi del passato, e c'è qualcosa che non va, ma non è che possiamo far finta di nulla. E se questi decine e decine di programmi producono migliaia, decine di migliaia e in qualche caso centinaia di migliaia di progetti, noi abbiamo un problema strutturale di fondo che è alla base di tutto questo ragionamento. La polverizzazione in migliaia di progetti che dovrebbero essere affrontati in modo differente, che fanno perdere di vista la logica, l'obiettivo della coesione tanto quanto del PNRR, cioè della strategicità degli investimenti. E noi oggi abbiamo bisogno di costruire con pochi obiettivi determinati risultati che siano frutto delle questioni che ho ascoltato oggi dal punto di vista delle scelte fondamentali, perché se parliamo di coesione di PNRR potrei fare dei titoli e basta, penso al tema dei rifiuti, penso al tema dell'acqua, penso al tema dei servizi, penso al tema dei trasporti. Potremmo parlare a lungo di come, per esempio, molti interventi per diversi anni sono stati inseriti e non realizzati all'interno della programmazione, di quanto questi interventi producano negativamente un impatto rispetto anche alla soluzione dei problemi, allo sviluppo e alla crescita di un territorio. Perché quando parliamo delle nostre vocazioni, che non sono solo il turismo, ma c'è tutto il resto, perché diversamente commetteremo un errore, e quindi della formazione dei giovani, della necessità di mettere in campo una formazione adeguata in questo senso, dobbiamo anche capire che la realizzazione di determinati investimenti deve avere come visione anche la capacità di formare dei quadri dirigenti in grado di poterli accompagnare, e anche nelle future generazioni delle competenze in grado di poter assolvere a quegli nuovi scenari. Questo è un tema fondamentale che deve essere affrontato rispetto alle scelte che noi mettiamo in campo e che devono vedere anche rispetto alle risorse della coesione una valutazione attenta, perché se il PNRR è stato valutato e programmato prima dello scoppio della guerra, l'accordo di partenariato sulla coesione 21-27 poggia sui dati di contesto economico del 2019-2020, quindi addirittura pre-Covid. Sono dati che non è che ci inventiamo, basta leggere i documenti che accompagnano questi provvedimenti per capire che questo è il percorso. Allora io ritengo che ci sia bisogno di un confronto ampio su queste questioni, di un dibattito importante anche a livello nazionale, di individuare insieme anche con questo tipo di confronto. Io ringrazio Claudio perché ritengo, e sono venuto con piacere anche, come tu sai, spostando un po' l'agenda, perché sapevo di poter avere oggi un'occasione di confronto utile, positivo, di poter ascoltare anche dei suggerimenti interessanti rispetto al lavoro che dobbiamo fare, perché oggi noi non abbiamo su questi temi, dal mio punto di vista, tant'è che, ripeto, non partecipo a questo tipo di polemiche, la necessità di immaginare contrapposizioni, perché sono problemi così storici che non è che riguardano questo o quel governo, è un'occasione che il Paese potrebbe avere
e non un governo, ma che il Paese potrebbe avere, se si interviene per tempo con dei correttivi profondi ed importanti dal punto di vista delle scelte che devono essere messe in campo, anche dal punto di vista delle modalità di spesa di queste risorse, per poter dare un contributo serio in termini di cambiamento nell'interesse del nostro Paese. Questo è l'approccio che bisognerebbe avere in questo senso, perché la quantità delle risorse che noi abbiamo è uno dei grandi problemi. Ma attenzione, perché il tema della quantità delle risorse deve fare i conti anche con la qualità della spesa. E voglio chiudere su questo, perché la differenza tra il PNRR e tutto il resto è che noi abbiamo un approccio, dico tutti così non si offende nessuno, che è quello della coesione dell'FSC. La data di scadenza è sempre un optional, le carte si sistemano sempre, la soluzione si trova sempre. Il PNRR non è così. Il PNRR ha delle regole precise, per le quali o si ha la capacità di essere dentro questa dinamica con il rispetto dei tempi, oppure il nostro Paese rischia grosso, perché quando si completerà la fase della realizzazione del programma, tutti gli interventi di cui noi parliamo devono essere completati totalmente, non in parte. Perché l'intervento completato in parte rischia una revoca, che oltre al danno della revoca del finanziamento, alla beffa che poi chi lo ha messo in campo per arrivare fino al 50, 60, 70 deve trovare risorse per coprirlo interamente. Questo è il quadro di fronte al quale noi oggi ci troviamo. Allora serve, come dicevo, serietà e responsabilità. Siccome mi è piaciuto il riferimento di Claudio, execution come termine di paragone per spiegare il dettaglio, noi in questi giorni ci confrontiamo con un'altra parola, che è il sampling, cioè il campionamento, perché dovete sapere che rende più l'inglese in questo caso che l'italiano, perché il campionamento uno immagina, no, che c'è una verifica costante e quotidiana sugli obiettivi e il loro avanzamento, che noi riceviamo con delle visite che costantemente vanno a fare questo tipo di verifica. Quindi noi non è che possiamo parlare genericamente, dobbiamo concretizzare gli interventi e dobbiamo avere un livello di responsabilità adeguato per poter dare le risposte di merito su tutte le scelte di cui oggi noi stiamo parlando. Ecco, in questo contesto noi stiamo lavorando anche, come abbiamo fatto sul decreto legge, sulla governance, ad altri provvedimenti legislativi che devono accompagnare queste scelte, perché non è solo un tema di riorganizzazione e di scelte dal punto di vista amministrativo. Il Repower EU ha bisogno di essere accompagnato con un provvedimento di legge che sia in grado di poter affrontare alcuni aspetti non solamente della tempistica di realizzazione, ma anche sulla regolazione di importanti settori del nostro Paese per dare risposte adeguate, così come anche il termine dell'attuazione ulteriore del PNRR e anche e soprattutto delle questioni collegate alle scelte sulla coesione hanno bisogno di scelte che dal punto di vista legislativo comincino anche, e spero che questo non venga malinterpretata e anche come concetto, a guardare quell'area di 20 milioni di abitanti come un'area unica, perché non è che noi possiamo immaginare di riproporre soluzioni che si moltiplicano su tutti i territori. Oggi il Mezzogiorno deve svolgere all'interno del nostro Paese un'azione che sia di una grande area all'interno del nostro Paese, che è un'area di riferimento non molto grande a livello europeo e che scompare a livello mondiale. Noi dobbiamo avere la capacità, valorizzando le nostre opportunità, di avere una visione che metta insieme le diverse regioni. Quindi anche, diciamo, nel dibattito che talvolta scivola in inutili polemiche alle quali, come è noto, io non replico, penso che sia utile ed importante immaginare una visione che guardi all'insieme di questioni, perché se parliamo per esempio dei temi dei servizi, non c'è una soluzione regionale o locale, sarebbe auspicabile una visione molto più ampia che risolva le grandi questioni di fronte alle quali noi oggi ci troviamo. Ecco, su questi temi penso che sia utile ragionare bene adesso in questa fase, che è la fase in cui si compiono delle scelte di riprogrammazione complessiva, per poter avere nei prossimi anni la capacità di incidere positivamente. Quindi mi auguro e sono convinto che anche in questi giorni di lavoro della vostra fondazione, ma anche e soprattutto nei mesi successivi, avremo la possibilità di lavorare bene e di lavorare insieme. Grazie.
Allora grazie al Ministro Fitto. C'è una breve pausa e i lavori riprendono con l'ultima sessione fra un quarto d'ora. Grazie.